Sono Rosetta Savelli e sto realizzando questo video su richiesta del professor, libera richiesta del professor Federico Sollazzo, e rispetto a un'iniziativa che lui ha proposto e aperta a chiunque voglia partecipare, presente nel suo interessantissimo blog che è Criticamente 2012, dove tratta argomenti di vario genere inerenti alla filosofia, all'arte, alla morale, all'estetica. È il professor Federico Sollazzo, è docente e ricercatore e ha proposto questa interessante iniziativa. Fra i temi che lui ha indicato, io ho scelto quello riguardo l'arte e la sua connessione o disconnessione nel mondo telematico. Questo secondo video è in aggiunta al primo, in quanto mi è stato fatto notare che nel primo video non ho elencato possibili aspetti negativi o almeno non positivi nella relazione fra arte e appunto la sua collocazione, la sua espressione all'interno del mondo telematico. Dunque, faccio un po' di fatica a trovare degli aspetti negativi, in quanto come mio modo di vivere e di vedere, io cerco principalmente di seguire e mettere in luce gli aspetti positivi. Comunque, purtroppo ci sono anche degli aspetti negativi nella relazione fra arte e mondo telematico. Prima di tutto c'è una facile adesione e partecipazione di tutti, a discapito a volte magari di certe reali competenze, sia diciamo, nell'insegnare che nell'apprendere. E poi rispetto alla facile divulgazione dell'arte, che comunque rimane un dato positivo, un aspetto meno positivo è la conflittualità che nasce, che si genera automaticamente fra i tempi, i modi e i tempi. Infatti il mondo telematico è condizionato dalla velocità e questo è un aspetto favorevolissimo, mentre il mondo dell'arte da sempre ha dei tempi molto più lenti e molto più lunghi. L'arte, essendo una, a mio avviso, delle massime espressioni della natura umana, l'uomo è lento e anche questa espressione è lenta nella sua fase di intuizione, elaborazione, riflessione, realizzazione e dunque come si può dire, un problema, un inganno è proprio non riuscire a fare coincidere bene questi due elementi. Di bilanciare bene la velocità con la lentezza intesa anche come profondità per acquisire e assimilare e valorizzare e esprimere l'arte nella sua pienezza. Considerando questo aspetto, rimango sempre a favore dell'arte nel mondo telematico. E infatti, come avevo detto nel video precedente, si tiene un'importante mostra a Forlì di Wildt e questo rende possibile la conoscenza, la divulgazione di autori che magari di artisti o autori conosciuti solo di appassionati, studiosi o amatori. Quindi permette di vedere tutte le sue opere, cogliere le sue tante abilità, perché non è un romantico, è uno scultore, è un artista moderno, punta più sulla concettualità, è estremamente un autore da apprezzare, da scoprire, e questo è il mezzo è splendido. Poi rimane la realtà che è il Museo San Domenico a Forlì. Dunque,
Ma un altro vantaggio a proposito del mondo telematico, io per esempio scrivo in una rivista multiculturale, la sede è nello staff legata all'Università di Bucarest, c'è il giornalista Daniel Dragomirescu, che io ho conosciuto proprio attraverso il mondo telematico. In questa antologia che è stata presentata il 7 aprile del 2012 al Museo della Letteratura di Bucarest, io collaboro all'interno come scrittrice, rappresento l'Italia. Ecco, in questa antologia scrivono autori da tutto il mondo che si possono conoscere, riunire, interagire all'interno di questa rivista che è sia online che cartacea. Anche questa è una forma, è una indicazione, un punto fermo della facilità che trova l'arte nell'esprimersi attraverso il mezzo telematico. Questa è una rivista dove scrivono, ci sono tantissimi autori, Marina Centeno, Messico, Joana Castillo, Spagna, Rosetta Savelli, io, Italia, Daniel Dragomirescu, Bucarest. Andrés in Cile, tantissimi nomi eccellenti, Tunisia, Africa, India, che si possono riunire, interagire, scambiare in questa rivista attraverso il mondo telematico che se non annulla avvicina i confini. Quindi chiedo scusa al professor Federico Sollazzo, avrei dovuto elencare degli aspetti negativi, ma alla fine ritorno a rivalutare gli aspetti positivi. Grazie a tutti per l'attenzione e buonasera.